Diana De Bracca, presente. Chiara Spagnolo, presente. Vito Giuseppe Sergi, presente. Riccardo Monteduro, presente. Massimo Ciardo, presente. Raffaella Coppola, presente. Antonio Biasco, sì. Marina Del Carne, presente. Raffaele Rizzo, presente. Francesco Ciardo, presente. Presidente, possiamo iniziare. Sì, prego, consiglio preliminare. Allora, quindi 10 dicembre 1948, giusto 70 anni fa, veniva approvato da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Noi coincide oggi il 70° anno di questo atto solenne con la seduta del nostro Consiglio Comunale. Ritengo molto opportuno, utile, doveroso, in certo senso, che venga ricordata questa ricorrenza. Non per una celebrazione fine a se stessa, ovviamente, ma per rinnovarne lo spirito e la consapevolezza di quei valori fondanti, di quello che deve essere. Di quella che è la convivenza in una società civile. Sappiamo tutti, 10 dicembre 1948, sono pochi anni dalla fine del disastroso conflitto mondiale, e sappiamo tutti cosa è costato alle nazioni, ai popoli, alle persone, soprattutto ovviamente le persone più deboli, che sono le prime a pagarne le conseguenze dei disastrosi conflitti. E sappiamo l'ingente numero di morti, la miseria, il disastro. E perché sto dicendo queste cose? Perché, non perché sia piacevole ricordarle, però forse perché è necessario intanto ricordarcele. Perché questo documento, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, appunto, non a caso viene emanata in quegli anni, perché soltanto dopo ci si sbatte, si batte contro il muro, a volte riusciamo a svegliarci e avere consapevolezza. Tanto dopo i disastri in mani enormi, allora l'umanità, le nazioni, i governi hanno capito che bisognava dare una svolta, hanno capito quanto importanti siano certi valori e quanto sia importante richiamarsi continuamente a quei valori e metterli alla base di ogni azione e di ogni cammino ulteriore dell'umanità. Ecco, io non vorrei che 70 anni dopo ci dimenticassimo dei disastri così tanto costanti dell'umanità intera e magari quella dimenticanza ci facesse venir meno la conseguenza di quanto importanti siano questi principi. Io mi auguro che questi principi vivano nella consapevolezza di noi, vivano nella cultura dei popoli e vivano nella cultura delle relazioni internazionali senza bisogno ulteriore di essere rammentati dai disastri che già sono successi nell'umanità. Io, quando da ragazzino, scusatemi queste divagazioni, sono molto sentite, spero e penso in più di noi, da ragazzino studiavo la storia e vedevo le guerre degli anni che c'erano precedenti, o quando sentivo i racconti degli anziani sulle guerre vissute, eccetera, eccetera. E mi dicevo, sono fortunato perché vivo in epoca di pace. E poi dicevo, e mi sembrava così assurda la guerra, che ero convintissimo, la guerra non verrà più, abbiamo avuto la guerra, ormai pensavo fosse una cosa assurda riparlare di guerra, riparlare di pericoli di quel senso. Poi adesso non sono più certo di queste cose, no? E forse tutti insieme non siamo più certi, più convinti, anche se non vogliamo accettare, ammettere questo, perché vediamo che poi le guerre si stanno riproponendo, le vediamo un po' sparse dappertutto, si stanno rimoltiplicando e non certo c'è un clima internazionale molto sereno e molto tranquillo. E il monito siano le parole di
Papa Francesco, una guerra mondiale a pezzi, a pezzetti, no? Una guerra mondiale a pezzetti, forse quelle che stiamo vivendo. Quindi il male non è che tu lo vinci una volta ed è vinto per sempre. Aver passato degli anni terribili non significa che non possano ripresentarsi ulteriormente, anche se in quelle situazioni certamente peggiori, perché ovviamente abbiamo un potenziale distruttivo che non so se riuscirebbe, diciamo tutti, no? A sopravvivere più globo alla follia della nostra intelligenza, o della nostra intelligente follia, non so come dire, insomma, no? Perché ci riempiamo di armamenti, basterebbe la mia parte di quelli per come dire, rendere inabitabile il pianeta. E vabbè, quindi queste considerazioni, perché noi le vogliamo vedere lontane, io spero che siano sempre lontane, ma questi fatti ci inducono oggi a riflettere per questo. Ecco, per cui dico, non è mai troppo quando si lavora per un discorso di pace a livello internazionale, e come dice questo documento della Dichiarazione Universale dell'Uomo, la pace però si fonda sul riconoscimento dei diritti inalienabili di libertà e di giustizia per ogni individuo. E quindi la pace non è una parola che si crea da sola, si crea se si creano le condizioni per quello. E allora è un dovere nostro, penso io, anche di noi, avere in mente questo monito e cercare di lavorare anche nel nostro piccolo, come persone, come singoli, come responsabili di una piccola comunità, come consiglieri comunali, lavorare avendo questa consapevolezza e questa linea guida che secondo me resta sempre valida e da riproporre. Se volete vorrei un attimino leggervi, sono pochissime righe, il preambolo, perché è molto significativo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il preambolo c'è esattamente questo: considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, finalmente si parla di famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo, considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani avvento, che guardano al futuro, di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo, e della libertà dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà, considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni, l'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei diritti umani come ideale comune per raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà, e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universalità e l'effettivo riconoscimento e rispetto, tanto tra i popoli degli Stati membri, quanto tra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Mi sembra molto attuale questo preambolo, quindi
che adesso per appunto il clima si usciva dal disastro, dalle vergogne, si auspicava un mondo diverso e questo auspicio credo che sia di noi tutti, di comunato certamente, ma non è una cosa da lasciare nel cassetto, è una cosa scontata. Oggigiorno io penso che questo appello sia ancora più valido con riferimento all'estrema attualità di questi giorni. Un'ultima cosa, l'articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Io penso che questo primo rigo dell'articolo 1 sia, come dire, la somma di tutto e forse sarebbe bello, ecco, la mia proposta è questo, che venisse riportato anche nella nostra sede comunale articolo 1, dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nel 70esimo, ecco, sarebbe il miglior modo per commemorare il 70esimo anno e per non lasciarlo nel dimenticatoio, questo grande atto di fiducia nel progresso dell'umanità. Basterebbe scrivere questo, articolo 1, dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Basterebbe scrivere questo, lasciarlo da qualche parte nella sede municipale, trovare un modo per governo meglio, una cosa che fa bene essere ricordata per noi e per gli altri. Sicuramente visto i tempi che corrono ultimamente. Grazie prego consigliere. Posso? Dopo le parole di Antonio, che sicuramente ci trova d'accordo, veniamo invece adesso a parlare di cose che probabilmente ci trovano in disaccordo. Noi già più volte abbiamo avuto modo di sottolineare il comportamento, diciamo, ai limiti della regolarità da parte dell'amministrazione con riferimento alle modalità di convoca del Consiglio Comunale. Allora, abbiamo ricevuto venerdì sera la mail con i 16 allegati relativi all'ordine, al punto all'ordine del giorno oggi. Venerdì sera, quindi poi c'è stato il giorno dell'Immacolata, la domenica, oggi lunedì ci troviamo qui in consiglio a discutere di argomenti di cui non abbiamo avuto né nel tempo né il modo, perché non c'è stata possibilità di recarsi agli uffici per chiedere informazioni ai responsabili e quindi ci troviamo a dover discutere di argomenti di cui veramente siamo quasi completamente all'oscuro. Noi già in passato abbiamo richiamato l'amministrazione a dire ci sono i consigli, benissimo, non credo che voi lo sapete l'ultimo giorno utile, penso che qualche giorno prima lo sapete, quindi per cortesia fate le convoche in tempi tali da permettere anche a noi consiglieri di opposizione di avere la documentazione e soprattutto di chiedere ai responsabili delle informazioni, perché non basta leggere i PDF che ci mandate. Sicuramente ci serve anche il confronto con i responsabili settori, cosa che purtroppo non ci viene data la possibilità. La ritengo, e già anche Piasco in passato l'ha detto, veramente una mancanza di rispetto, ma non tanto nei nostri confronti, quanto nei confronti dei cittadini, perché se noi siamo qui, siamo in rappresentanza dei cittadini, non nostri. Quindi, veramente una grande mancanza di rispetto. Per quanto riguarda il regolamento comunale di Gagliano, il regolamento comunale di Gagliano parla di questi famosi 3 giorni liberi. Ora, va bene che viene considerato come giorno utile anche il sabato, anche la domenica, va bene, però si parla di giorni liberi. Ora, i giorni liberi sono quelli escluso il giorno di convoca ed escluso il giorno della zonanza. Per cui in questo caso noi abbiamo 2 giorni liberi, quindi si tratta di una convocazione del Consiglio Comunale, a mio parere, non solo a mio parere, cioè ci sono sentenze in tal merito, a proposito mi rivolgo al segretario comunale, c'è la sentenza del TAR Puglia numero 346 del 19 agosto 1991, in cui parla chiaro, definisce giorni liberi interi, i giorni che si devono dunque giorni liberi interi, vale a dire che non si possono contare né il giorno iniziale della consegna dell'avviso di convocazione né quello finale della dell'adunanza. Questo lo dice il TAR Puglia, quindi
Invito il segretario a verificare se questo consiglio è stato convocato in maniera regolare nel rispetto dei termini di legge oppure no. A mio parere no, per questo motivo noi del gruppo di Comune chiediamo il rinvio del consiglio e che soprattutto le convoche vengano fatte cortesemente con congruo anticipo in maniera tale da permettere ai consigli di opposizione di accedere a tutta la documentazione e soprattutto di confrontarsi con i responsabili del settore in maniera soddisfacente, perché se siamo qui non è sicuramente per criticare nulla. Il consiglio deve essere, a mio parere, un momento anche di confronto, per cui se la minoranza si presenta con una cioè con la possibilità di andare dentro le problematiche, può anche portare dei contributi utili alla discussione che potrebbero essere utili anche alla maggioranza. Quindi intendiamo in questo modo il Consiglio Comunale, non soltanto come una cosa che lo dobbiamo fare, facciamo. No, secondo me non è questo il Consiglio Comunale. Quindi invito il segretario a verificare se questo Consiglio è stato legittimamente convocato. In caso contrario, noi chiediamo il rinvio. Sì. Allora, per quanto riguarda la convocazione, qui c'è anche un dottor Rizzo che magari poi ci spiegherà meglio i motivi dell'urgenza, quindi perché siamo stati costretti comunque a convocare l'urgenza. In ogni caso, quello che posso dirvi io è che è vero che il Consiglio prevede, il regolamento prevede una convocazione ordinaria di 3 giorni, però è anche vero che prevede la convocazione d'urgenza 24 ore prima rispetto alla data del Consiglio. Questo è l'urgenza. Questo non è convocato d'urgenza. E infatti, non so se è stato convocato d'urgenza. È un altro però. Da straordinario, non diamo straordinario. Quindi valgono i 3 giorni liberi. Liberi di quindi la convoca non può avvenire prima di un anno. Però i 3 giorni comunque l'urgenza ve la motiveremo. L'urgenza, la convoca deve essere fatta l'urgenza, se sì. Non vogliamo rispettare i 3 giorni. Si viene fatta la convoca straordinaria per rispettare i 3 giorni. Questa è la forma, diventa sostanza quando si tratta di queste cose, per cui ci dobbiamo attenere a quello che dice la norma. Sì. Però premesso, no, premesso che comunque i 3 giorni non è scritto da nessuna parte che sono liberi, no? No, è scritto. Dove è scritto? È scritto nel regolamento comunale. Lo dice l'articolo 406 codice di procedura civile, lo richiama il TAR Puglia. Guardate, va bene, qui c'è un problema di convocazione, in effetti doveva essere l'idea era quello di convocare l'urgenza. Se l'aveste fatto l'urgenza, lo dico molto sinceramente. Probabilmente c'è stato un errore nella convocazione del Consiglio Comunale, ma l'idea era quella di convocare l'urgenza. Quindi nessuno voleva convocare una seduta straordinaria, quindi nelle 24 ore prima, noi l'abbiamo convocato venerdì, è vero che c'è stata la domenica, però l'idea era quella di convocare l'urgenza. Perché vi spiego, questo piano, per diversi motivi che poi magari vi spiegheremo, deve essere approvato entro oggi. Quindi nessuno ha voluto, come dire, calpestare le nostre prerogative nella maniera assoluta. Infatti ci sono altri punti da inserire all'ordine del giorno, no? Noi abbiamo già altri punti pronti da inserire all'ordine del giorno. Non li abbiamo inseriti perché, ripeto, l'unico punto veramente urgente era questo. Quindi a breve avremo un altro consiglio comunale, faremo un altro consiglio comunale. Quindi è vero che non è stata prevista l'urgenza, però vi assicuro che l'urgenza c'è, ve la spiegheremo, ve la motiveremo. Quindi non avevamo alternative perché, ripeto, questo piano andava approvato entro oggi e noi abbiamo saputo venerdì che andava convocato, anzi per la decisione giovedì pomeriggio, che il consiglio comunale andava convocato entro. Quindi è vero che c'è stato un errore nella predisposizione dell'ordine del giorno, ci siamo scordati di inserire l'urgenza, ma nelle nostre intenzioni, ripeto, c'era la volontà di convocare il Consiglio Comunale d'urgenza. Perché effettivamente l'urgenza. Ma scusate segretario, ma se il fatto che c'era un delibero di istituto regionale
per approvare il quarto programma delle politiche regionali e sociali, datata dicembre, pubblicata sul Gulfo Geminato, dava 60 giorni, 30 di ulteriori di fila e con la nomina del commissario d'acqua per approvare il piano. Si finì comunque chiudendo i 90 giorni entro marzo 2018. Allora, guarda, i motivi dell'urgenza sono altri motivi, questo ci ha dato l'errore. No, adesso vi spieghiamo l'urgenza. Il responsabile dell'ufficio di piano, dottor Rizzo, che gli chiediamo gli altri attivisti, bisogna trovare in dubbio, parlando poc'anzi, peraltro, se approvare il piano perché il comune di Capofina eroga servizi per non creare ulteriori ritardi insieme agli altri comuni, nonché il comune di Capofina che è l'ente organizzatore, oppure dire guarda, formalmente ci ritardo, non si sentiamo. Facciamo così, adesso noi abbiamo, solo quello. Abbiamo fatto venire qui il dottor Rizzo, segretario dell'ambito, appunto per spiegare sia le ragioni dell'urgenza e l'eventuale ritardo che cosa sono loro. Io, se permettete, farei parlare il segretario Rizzo, poi ci fermiamo un secondo e decidiamo se andare avanti o no. Però, diciamo, siccome è una cosa fondamentale... Io, Presidente, posso chiedere prima, volevo leggere una mozione, lo facciamo dopo. Lo facciamo insieme del Consiglio del giorno, se si fosse così. Decidiamo, poi decidete voi, se vogliamo, ripeto, proseguire, proseguiamo, altrimenti lo condotiamo in un'altra volta. Cioè, se ritenete che la formazione non sia valida... Siccome ritengo di certa urgenza, io sulla la discussione del giorno, se si può fare, questa mozione si può fare. Prima del giorno, siamo già il Presidente, perché l'abbiamo già discusso. Non è attinente, perciò ve lo parla prima. Siccome la stessa urgenza, lo trattiamo prima l'argomento urgente, penso, no? Però, ma la mozione su cos'è? No, la mozione è sul bilancio legislativo, come concordato. Facciamo così, ma non dovremmo avere una discussione su un punto che le interpretazioni delle mozioni si possono presentare in Consiglio Comunale, ma si presentano, non si discutono. No, mi sono spiegato, questo è il discorso del segretario che mi ha inviato, sono quattro volte stato inviato. Dovevo solo guarda, consigliere Giacomo, facciamo una cosa, vediamo prima se andiamo avanti a rilavorare. Vediamo prima, io credo, sì. Così certo, vuole far rientrare questa, non ho capito bene, come quei 5 minuti di preliminari, però se non fosse entrati nell'argomento, glielo consentiamo, e poi torniamo. Allora, scusate, decidiamo prima se andiamo avanti col Consiglio, che credo che questa sia molto più fondamentale, soprattutto il rispetto della sua... E poi diamo la parola, decidiamo... Solo che volevo esulare dalla discussione che era legata. No, no, noi decidiamo intanto. Se ascoltiamo le spiegazioni, apriamo la parentesi. Abbiamo una parentesi. Allora ascoltiamo le giustificazioni del segretario riguardo il ritardo dell'approvazione. Decidiamo se andiamo avanti. No, dopodiché se andiamo avanti, leggerai le due mozioni e poi passiamo alla, diciamo, alla spiegazione del progetto del piano triennale. Se no è inutile che parliamo di mozioni, cioè il Consiglio si annulla, insomma, va bene, si viene rinviato, sentiamo il sì, no, il ragionamento è semplice perché diciamo, a parte che il processo di redazione delle piano di zone è abbastanza lungo, perché casomai poi lo possiamo riprendere dopo quando aprite la discussione, perché c'è tutto un percorso con il terzo settore, con i sindacati, con diciamo tutte le parti sociali, quindi chi segue un pochino queste problematiche, ci vogliono mesi prima di arrivare all'impostazione del piano sociale in zona che riguarda il 2018 e il 2020. Di fatto poi il 2018 è stato già gestito dall'ambito sociale. Allora, il problema che si è posto qual è? Il primo anno di gestione è necessario che tutti i comuni dell'ambito, quindi tutti i 15 comuni, approvino prima le convenzioni, siano prima riassociare per poter far parte dell'ambito territoriale e poi il comune capofila prende in mano tutta la documentazione e arriva sul tavolo del Consiglio Comunale del comune capoconvenzione. Che cosa è successo? È successo che il comune di Acquarica, che è impegnato in un processo di fusione con Presicce, per ragioni loro che non stiamo qui ad aspettare, doveva deliberare già mesi fa la convenzione e non ha ancora deliberato. Giovedì ha chiamato la Regione Puglia dicendo: o l'ambito
al di là se Acquarica divide o non divide, approva, quindi il comune capofila, approva il piano di zona, o noi non possiamo darvi le risorse finanziarie per il 2019. Questo che cosa comporta? Comporta che nel 2019 i servizi si fermano. Allora, questa responsabilità, io credo che il comune capofila che gestisce i servizi per altri 14 comuni non se la possa prendere, perché uno dei componenti dei 15 comuni dell'ambito, per ragioni valide loro, politiche, amministrative, perché sono impegnate in un processo di fusione, perché si stanno riorganizzando per obiettivi più ambiziosi, non lo so come, tanto che Acquarica sta deliberando, proprio in questo momento sta deliberando. Quindi si è dovuto fare questo percorso. Il comune capofila, io vi prego di deliberare questa sera perché ci sarebbero conseguenze disastrose. Acquarica sta deliberando, a seguire questo consiglio comunale ci sarà la conferenza dei servizi fra un'oretta, dove verrà l'ASL e la regione, la provincia, per sottoscrivere poi l'atto formale conclusivo, no, del verbale di conclusione, che stasera stesso lo dobbiamo trasmettere alla regione Puglia, perché poi domani o dopodomani ci possono mandare le risorse finanziarie che voi come consiglio comunale inserirete nel vostro bilancio per poter finanziare il piano sociale entro nel 2019, tenuto conto che nel 2018 le risorse non le abbiamo già utilizzate, secondo la programmazione sarà fatta sempre nel vostro bilancio del comune capofila. Purtroppo, se posso aprire una piccola parentesi, questi piccoli inconvenienti succedono dappertutto, succedono nei comuni, succedono. Però se posso esprimere, devo dire come collega più anziano, i tre giorni sono assorbenti rispetto alle 24 ore. Ecco. Il regolamento qua a volte sono un pochino, no? Devo dire, anche da intendere, come devo dire, col consenso, un pochino con no. Capisco che a volte ci sarebbe più bisogno di tempo, di. Io l'unica cosa che posso dire da parte nostra come ambito è che questo documento ve lo manderemo a tutti i consiglieri del comune capofila, perché lo abbiamo stampato tra l'altro qualche giorno fa, perché l'istruttoria della Regione Puglia è arrivata una settimana fa, è arrivata, perché poi tutti i passaggi sono stati fatti anche, no, attraverso la Regione, quindi questa è la situazione da un punto di vista del percorso procedurale. Poi nel merito è chiaro, ci sarebbe tanto da dire, da guardare, però il comune capofila è chiamato purtroppo forse bene a chiudere un percorso che fa proprio tutto un lavoro che hanno fatto il terzo settore, le associazioni, i sindacati, gli altri consigli comunali, e fa proprio poi, come devo dire, un atto che non dico che è dovuto, ma insomma se ne fa proprio, ecco, un percorso di chiusura di servizi che chi li segue hanno una loro importanza e anche abbastanza notevole. Visto quello che ci dice il segretario, vista effettivamente l'urgenza e il rischio di perdere, diciamo, non solo noi ma anche mentre in difficoltà anche gli altri comuni, procediamo reiterando l'invito all'amministrazione a rispettare quantomeno, anche perché non è la prima volta. Sì, no, io non capisco benissimo, ripeto, si voleva convocare l'urgenza del Consiglio Comunale, probabilmente c'è stato l'ennesimo errore, però noi abbiamo altri punti pronti da inserire, avremmo potuto inserire, però non valutando l'urgenza non li abbiamo inseriti, quindi questo, come dire, a dimostrare la nostra intenzione, come dire, di convocare la persona. Avremmo potuto inserire. Faccio una raccomandazione. Il prossimo consiglio rispetti i tempi, il giorno, tutto quanto domando, perché sinceramente anche noi, no? Però anche noi abbiamo la stessa difficoltà, credo che siamo dovere. Vabbè, so che non è. Anche noi abbiamo voluto convocarlo. Questo purtroppo è mancata. Però il collega ha giustificato, ma neanche loro come ufficio di piano hanno avuto alternative, ripeto, la Regione Puglia che ci ha posti dinanzi a questa scadenza, quindi siamo stati bene, volevo solo dire un'altra cosa, che nel consiglio precedente, quello del 5 novembre,
sono state presentate delle interrogazioni con l'impegno da parte della maggioranza di dare risposta all'interrogazione al primo consiglio successivo, che sarebbe oggi. Non so, oggi chiedo... l'urgenza, la prossima per me è straordinaria, adesso sto proprio anche perché il signore non c'era, è straordinario comunque. Quindi rimandiamo al consiglio successivo. Tanto sarà una settimana. Allora, sì, stavo dicendo, cioè, vuol dire, sempre aspetto questo aspetto, per continuità, quanto diceva il collega Federico, noi per un estremo senso di responsabilità abbiamo scelto di fermarci per consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale. Consapevoli che in modo diverso sarebbe, vuol dire, sarebbe stato una situazione, sarebbe una situazione molto grave, come abbiamo sentito dalle parole del segretario Giuseppe Rizzo, con la perdita dei finanziamenti regionali, e questo ci rincrescerebbe molto. Quindi ribadiamo però quello espresso in precedenza, nel senso che per noi non è regolare questa convocazione, non vogliamo sapere, almeno per quanto riguarda la situazione. Sarebbe stata regolare se fosse trattato di una convocazione, l'abbiamo già detto, appunto, urgente, ma non lo è. Fermo restato che comunque non ci avrebbe soddisfatto, perché poi ovviamente non ci avrebbe, se regolare sì, ma non ci avrebbe soddisfatto, perché non ci avrebbe consentito di prendere atto della materia. Noi stiamo provando, diciamo, non approveremo, se noi ci prendiamo per consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale, ma non approveremo l'argomento, non perché sia meritevole o non meritevole, non entriamo nel merito, perché non c'è possibile entrare nel merito. Quindi noi ci fermiamo, garantiamo il Consiglio Comunale, ma ripeto, non entriamo nel merito del tutto, no? E rispetto a questo ci asteniamo del tutto. E oltretutto un doppio senso di responsabilità segretario, visto che la maggioranza oltretutto non garantisce la maggioranza, no? Oggi la maggioranza vuol dire non no, autonomamente non sarebbe stata garantita se i consiglieri di opposizione si fossero allontanati dall'altro. Va bene, però cioè noi questo per segnalarlo, ma l'impegno spero da parte di però di agevolare le prossime sedute del Consiglio Comunale, nel senso che noi vorremmo per quanto possibile sentirci più partecipi e più coinvolti rispetto all'oggetto della discussione, perché siamo convinti, abbiamo la presunzione di poter dare qualche volta qualche contributo, qualche soddisfazione, qualche stimolo in positivo che può nascere dal dibattito del Consiglio Comunale. Prego, consigliere. Approfitto di leggere la mozione che abbiamo condiviso con il capigruppo, sia di maggioranza che di altro gruppo, tempo fa, dove all'ordine del giorno c'era anche il regolamento sulla mensa e la commissione scolastica. Ho accolto i suggerimenti e ringrazio contestualmente sia Antonio Tomaso che Riccardo Monteduro per quanto riguarda le proposte, sia come oggetto della delibera sia come procedura partecipata. Leggo velocemente, poi se siamo d'accordo, il sindaco mi ha delegato i capigruppo per rimandare la procedura operativa fino a giugno per definire l'attuazione pratica. Il sottoscritto portavoce, dando seguito all'intesa raggiunta in sede conferenze capigruppo, peraltro favorite da un clima di condivisione dei singoli consiglieri, in virtù delle quali è stata in via prudenziale stanziata una somma pari a 1.500 euro nel bilancio 2018, propone la seguente mozione. Vista l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 29 marzo scorso, vista la previsione di uno stanziamento per l'anno 2018 di un importo pari a 1.500 euro destinato all'avvio di un percorso partecipativo ed inclusivo della cittadinanza rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale da sviluppare ed incoraggiare auspicabilmente anche negli anni a venire. Vista la convergenza realizzata sul punto in sede di conferenza di capigruppo, considerata complessivamente la positiva esperienza in tal senso condotta in diversi comuni italiani e considerato che il bilancio partecipativo rappresenta un segnale di apertura alla cittadinanza rispetto ad un processo di democrazia deliberativa che promuove l'interesse e la partecipazione dei cittadini
in relazione alle modalità di utilizzo e di destinazione di piccole percentuali delle risorse economiche del comune e dei settori competenti, e considerata la finalità sociale di stimolo alla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del territorio locale, nonché la natura di strumento di ascolto e integrazione reciproca tra i cittadini e l'amministrazione, al fine di assicurare il maggiore coinvolgimento possibile nelle scelte che riguardano la comunità cagliarese, dei cittadini e delle associazioni, delibera di avviare espressamente il percorso di attuazione del cosiddetto bilancio partecipativo per le finalità di cui premessa, dando conseguentemente mandato ai competenti uffici per organizzare nel più breve tempo possibile le modalità operative, eventualmente anche tramite implementazione di disposizioni del sito istituzionale utili a recepire l'orientamento e la scelta dei cittadini in ordine alla destinazione della somma stanziata di cui premessa, sulla base delle proposte pervenute e valutate con il criterio della maggioranza, di limitare per ragioni di praticabilità concreta del proposito le opzioni da sottoporre alla valutazione della cittadinanza, a creare l'intervento e nello specifico sociale, acquisto libri testo e polipasto per famiglie disagiate, culturale, acquisto e conferimento all'istituzione scolastica di volumi commemorativi di eventi di particolare rilevanza storica e culturale, ambientale, mantenimento delle erbe e installazione di giochi per bambini presso le diverse scuole sedi scolastiche. Quindi delibera di sottoporre il proprio presente al vaglio di fattibilità tecnica e finanziaria da parte degli uffici competenti. Sono le modifiche raccolte, appunto, come dicevo, da Teodoro e Spazio Dubiasco, per quanto riguarda sia gli altri interventi, sia le modalità di attuazione. In pratica sarebbe da disporre un testo pubblico, come concordato nelle ultime tre sedute, eventualmente il sito online, e poi la volontarietà, cominciando al sottoscritto, di raccogliere anche solo per quel modo, con un consegno informativo, considerando il tempo ristretto, non ha la valenza economica e sociale sicuramente che hanno di buona. Però le cose che abbiamo concordato già da qui nel bilancio di previsione, devo ringraziare gli uffici di ragioneria in questo caso per aver stanziato la somma, e soprattutto il capigruppo perché hanno espresso le loro insomma desiderate, raccogliendo le risorse, le considerazioni della gente, e quindi ci teneva l'aspetto culturale che aveva sottolineato Antonio Grasso per quanto riguarda eventi commemorativi della prima guerra mondiale, la Shoah, o via dicendo, insomma, eventi insomma, tra cui non ultimo per importanza la dichiarazione che abbiamo ascoltato, universale dei diritti che soppianta quello del cittadino del 789, dove il cittadino viene passato nelle persone sono più inclusivi, riguardanti tutti i diritti umani, in questa distinzione. E peraltro l'operazione dei diritti, perché se non erro nei 30 articoli contempla solo un articolo dedicato ai doveri verso la comunità, l'articolo 29. Tra i doveri verso la comunità c'è quello della partecipazione. E questa dichiarazione è stata, quindi con l'occasione lo scorso anno per fatto anche gruppo, una valenza partecipativa e condivisa. È vero che la sua lesiva è cominciando con gli stessi del Movimento 5 Stelle sui diritti, che non nascondo, perché è meglio una legge proprio non serve una sola, ma proprio questa risposta data da alcuni attivisti, che peraltro si ragiona in maggioranza, si spera prima che l'identità anche da parte del Movimento 5 Stelle in alcuni casi, proprio questa parola ha fatto scatenare l'intenzione di proseguire, visto che sia la minoranza, che si studia che mi piace, sia anche forse di questa parte o dell'altra, abbiamo visto condivisione, e saremo in questo caso il primo comune della provincia di Lecce in assoluto ad attuare questo processo. Allora, la mia unica preoccupazione è probabilmente per farlo per te, ecco questo è. E nel senso che se una partecipazione sentita, promossa, non libera e sentita, perché se è davvero un processo democratico, questo però, perché posso precisare. E finalizzare la cosa va per andare per bene, perché se davvero non so se mi devo, una partecipazione libera e democratica per lei. Però voglio precisare che il processo va accelerato perché dovrebbero essere, sono somme già contabilizzate in bilancio. Io sono fatta parte dirigente all'epoca come assessore al bilancio,
nella predisposizione del bilancio abbiamo accolto immediatamente la proposta, però bisogna anche attivarsi e far sì che il processo arrivi a conclusione per il 31-12, perché sono già sul bilancio. È stato inviato dal sito di Sede Capigruppo, peraltro oggi mettiamo la stessa. Non già 20 più che mese fa, ma se ne vogliamo non stare definite. Le deliberazioni di porta sempre si rinviano, siamo rimasti che le aree tematiche erano già state stabilite, bisognava attuare, però forse ufficializzato la linea di massima è stato già perché al 31-12 tutto poi? Perché tanto teoricamente sono somme che sono stanziate in bilancio, vanno, devono andare a essere contabilizzate il bilancio 2019, però voglio dire, visto che era una proposta che andava, sì, diciamo, c'è addirittura nel nostro gruppo 2018, visto che so che avete fatto conferenze di capo corso troppo di tempo, ogni volta si reitera il Consiglio Comunale, ma non arriviamo mai a definizione di un bilancio, ma lo facciamo con, diciamo, ma questo c'è già, è stata già decisione. La pubblicità Prima. Dell'evento e raccogliere le adesioni. E modalità operative. Sì, sta già impegnata. No, impegnata, allora, si stanziano sul bilancio. È stata stanziata. Si decide di comprare delle bottiglie. Va bene, poi nel momento in cui bisogna fare l'impegno contabile, che è un provvedimento, dovete impegno, per impegnare quelle risorse per comprare le bottiglie. Dopo aver raccolto nel pubblico, no? Dover individuato, diciamo, l'intervento da fare. Se non impegni quelle risorse stanziate in bilancio, vanno in economia, non le puoi più utilizzare. Quindi entro l'anno bisognerebbe raccogliere le adesioni, comunque individuare. Ma non dovrebbe l'impegno, no? E poi procedere con l'affidamento dell'incarico, cioè l'acquisto della fornitura, quello che è, cioè impegnare le risorse. Non so se è chiaro il concetto. Ma il consigliere aveva sollecitato questa cosa, poi il consiglio sta sempre in giro. Nella mia mozione ho delineato una procedura ai tempi. Una volta assegnata la somma da maggio, c'era da pubblicare il manifesto, disse il consigliere, d'accordo, e il sito, se si poteva fare un link sul sito. Bisogna fare il sito manifesto e si raccoglieva una decisione. Io allora ho sottolineato più volte e non volevo farlo ancora. Sono titolare dell'azione, se siete positivo, non possiamo fare di azienda, raccogliere solo queste cose, perché l'azione deve fare una dimostrazione. Si potrebbe anche fare una dimostrazione, partire, quindi fare il manifesto, individuare la misura sociale e programmarla per il 2019. Cioè spendere questi soldi nel 2019 significa che rimettono nel bilancio predigente, quindi la legge del bilancio del 2019, quelle che stanno, quelle 500 euro, se non sbaglio, che stanno sul 2018 entrano nell'economia. Chiaro? Ma se non si perde, perché l'intenzione era questa, cioè siccome la prima volta si faceva, io ho suggerito di un calendario, se la prima mozione ho messo a mio giudizio, non volevo essere titolare dell'azione definitiva perché non mi sembrava corretto non condividerla con tutti i consiglieri. Non volevo fare azioni, raccogliere l'adesione del Movimento 5 Stelle, raccolto queste adesioni. Movimento 5 Stelle solo sarà che tutto solo sia solo, mi sembrava scorso. No, però visto che comunque per proposizione si rimane titolare l'azione, ma la condivisione, visto che c'è stata, mi sembrava corretto che l'amministrazione si potesse titolare dell'obiettivo aggiunto. Visto che entro il 28 febbraio bisogna approvare il nuovo bilancio, si potrebbe, anziché mettere una voce generica, bilancio partecipato, si potrebbe già indicare il tipo di spesa che si intende fare dopo aver consultato così. Vuol dire che se c'è la possibilità di stanziare una piccola somma ulteriore, magari comunque spiegarci, la dovevamo spendere nel 2018, non spendere, impegnare, significa contrattualizzare. Perfetto, quindi se non accade questo dobbiamo pagare appunto importi non impegnati, gli importi non stanziati ma non impegnati vanno in economia, cioè confluiscono nel risultato della registrazione. In questo caso è una posta positiva perché sono soldi non impegnati, non spesi. Quindi nel 2019 bisogna ripartire il 2019
non gli stessi ma altri soldi, metterli nel bilancio di prevenzione. Quindi questa delibera dovrebbe servire a fare questa scongiura per il bilancio 2019. Scusami, non sono questa delibera di oggi, ma oggi possiamo mostrare la mozione. Questa è quella che si chiama la priorità del congiunto. Questa la potremmo prossimo. Se ormai diciamo i tempi non sono per la spendere quella somma di età di energia, spesso dico se non c'è la possibilità di spendere come non c'è completamente e non c'è la somma che è stata stanziata nel 2018, non c'è di altri con un cuore, due bilanci. E non possiamo parlare di libera oggi, io spiccio che la voi delle procedure nel bilancio fanno questo, di averla già, tanto che diciamo come di libera consigliata, modificando questo punto. Dove è sostanzialmente una sanità, leggeremo un caso, no, questa la prossima alla prossima consiglio, cioè io direi di, di stabilire un iter, cioè dire usciamo un manifesto con tre proposte, la proposta maggiormente votata viene in questo senso, a questo senso, ma quella è una procedura di difficile. Il Consiglio dice in anno, demandiamo a questi competenzi diciamo, di approntare le procedure prassi per fare il corso, per dare il corso che sono qua, via. Cioè, quindi il Consiglio dice che c'è una manutenzione e ci fa. Però questo la iniziamo nel la prossima settimana. Eh sì, tanto se non c'è, questa la ovviamente voleva fare l'urgenza. Si può provare e proviamo adesso, cioè, però poi abbiamo delle modifiche per adattare alla tempistica nuova. Io questa a te escluderei diciamo i giochi delle scuole, perché sì, sì. Io credo che questa nozione, cioè se ascoltando il segretario, anche io trovo perplessità enormi sul fatto che possa essere svolto un po' entro i mesi che durano, questi ogni giorno in spesa. Forse non ci sarebbe il tempo, ma ci consentono di chiudere un anno, scusamente. E anche perché, come dicevo prima, certe cose deve essere non io sapevo, l'altro non sapeva, cioè dobbiamo renderci, come dire, fare in modo che sia o partecipata davvero, nel senso che uno se vuole venire, non deve dipendere da lui se vuole venire o non viene, vuol dire se viene o non viene, ma non perché alcuni hanno saputo e altri non hanno saputo. Questa è una stretta cerchia di popolazione che magari i miei amici o i tuoi amici o no, scusate se c'è una dire. Per cui ecco perché dicevo, va organizzata per bene. E poi credo che secondo me va, quindi invece vista i quesiti vanno stampati e comunque secondo me vanno anche esplicitati meglio. Va benissimo le aree così come sono indicate, ma dobbiamo metterci d'accordo, quelle aree vanno benissimo. Poi il quesito da rivolgere a chi si esprime, secondo me deve essere più preciso perché deve sapere perfettamente cosa sta scegliendo. No? Cosa è mirato, è troppo generico. Troppo generico. Sì, allora mettetevi d'accordo al prossimo consiglio, ecco, che non dici. No, perché giustamente mettiamoci. Cioè noi dobbiamo mettere i capigruppo, anche i capigruppo, ci sia poi un seguito nella burocrazia, diciamo, no? Perché poi le parole vengono computate in atti, formali. Perché se no restiamo nella nebulosa, così come si dice, non riusciamo. Diciamo pratici, allora va bene la conferenza di capigruppo dove prenderemo, ma il consiglio dovrà approvare una delibera, no? Diciamo dopo anche la conferenza di capigruppo. Ma non so se ti è il consiglio veramente la delibera alla regione, appunto le delibere riporto conferenza di capigruppo. Adesso l'intenzione era, ho preso gli esempi di capigruppo proprio come spunto, sì. Hanno scritto compriamo quei libri, no, però il bilancio partecipato, sì. Vi ricordo che era demandato alla giunta, la definizione del piatto, la termina quello che serve, siamo tutti d'accordo sulla mozione condivisa dai diversi capigruppo. Allora la porteremo in giunta per l'approvazione, però prima di andare in giunta fateci pervenire
con i quesiti precisi, in modo che non andiamo ad approvare quello che decidete voi come capigruppo, cioè nel senso il manifesto come deve dire e i quesiti come volete che vengono formulati. Questo tutto però per il bilancio 2019. No, sì, però se l'approviamo di giunta, no, noi segretario, dimmi se è una cosa che mi è stata a gennaio, anche fine gennaio. No, però io dico di più, secondo me segretario, se noi in giunta impegniamo le somme già per il 2018, cioè se fra 10 giorni andiamo in giunta e approviamo i criteri e quindi stanziamo le somme, no? Noi possiamo fare la procedura del 2019, però di fatto. Soltanto che la consultazione si farà a gennaio. Vabbè, ma la consultazione non si potrebbe fare a dicembre. Sì. Intanto quando devo fare una settimana? Quando lo vedi? Oggi no, è 10. Il 10, anche me è buona data. Cioè tra festività e tutto quello che vuoi. E se non c'è la consultazione non è mai. No, ma si potrebbe fare il manifesto questa settimana? Guarda, è inutile illuderci. Facciamo che programmiamo per il 10 gennaio. La consultazione si è fatta a 10. Quindi va tutto a 2019. Ok, quindi noi ci troviamo. L'importante è che ci troviamo in uno stanziamento a pieno oggi, quindi ci concentriamo per il bilancio che andrà in economia. No? In economia significa che andrà in un calderone e tutte le somme e verrà ridestinato. Però scusate, una raccomandazione. Come facciamo altre? Scusate, una raccomandazione, accendiamo. Gli uffici, quindi acceleriamo comunque in maniera tale da poter fare una programmazione. No, è il momento, ma per il 2019 non dovrà essere distanziata una sì, cosa. Però se il 2019 anziché fare bilancio partecipato generico, io dico di più, se ho capito qualcosa. Allora, cioè non c'è bisogno di aspettare febbraio, marzo, cioè possiamo già dal 2019, comunque per, siccome siamo sicuri che quelle somme sono andate in avanzo, possiamo fare un'assegnazione somme, no? No, per... no, come no? Ma le cose tecniche, lasciamo di più, si no, perché l'abbiamo già fatto in avanzo. Noi l'importante è che ad esempio ci sia la scadenza, entro gennaio va fatta questa cosa. Ma no, perché? No, ma dai, no, 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 no
Libera, voglio fare tutto la sintesi.
all'esecuzione di questi compiti fondamentali in considerazione del comune dei 15 comuni che dovrei considerare almeno dal punto di vista organizzativo e funzionale. Volevo chiedere quali erano le azioni concrete per il contrasto alla povertà, pensando che c'è uno schema di delibere con le somme stanziate, ma non c'è nessuna specifica per la povertà. È vero che c'è specifica la povertà, non solo materiale, ma anche quella, chiamiamo così, sensoriale, sociale, dove c'è danno esistenziale, ed è bella questa affermazione, però non fa nel dettaglio specificare il modo. Poi, a giudizio nostro, si potrebbe migliorare l'aspetto dell'accesso ai servizi di assistenza, in considerazione degli incrementi degli interventi della popolazione pendolese, con 45 anni, se non erro, ho detto, risulta la più alta per tutti i comuni dell'Italia. E intenzione anche nostra cercare di migliorare l'accesso alla mezza scolastica da parte di comuni disagiati e contrastare la popolazione intorno a un paio di cose alla povertà, ma avanti la ludopatia, conforme il conto, la cosiddetta gioco d'azzardo pericoloso. Semplificare la logistica per segnalare i servizi e fornire dei rilievi manuali per la conoscenza migliore dei servizi. Un'altra cosa che si potrebbe proporre è il comitato struttura di monitoraggio e chiudo per il disagio economico e sociale con una rete di punti sensibili che raccolgono le esigenze del comune, perché ci sono povertà in conoscenti, povertà nascoste o invisibili che per il comune per altri motivi a volte non accedono ai servizi. Comitato, una rete di medici, associazioni, consiglieri, attori istituzionali potrebbe fare quindi la percezione concreta di questa cosa. Ok, grazie signore Giacomo. Altri interventi non ci sono. Passiamo alla votazione, che è favorevole all'approvazione del piano sociale di zona 2018-2020. Chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? Arrivederci. Allora scusa, mi chiamo, quando ci vediamo? Oppure discutiamo adesso? No, non voglio scusare.